Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi di motion sickness, o meglio cinetosi o kinetosi, cioè quella, per fare un riassunto, quella sensazione che si ha quando si utilizza appunto un casco di realtà virtuale, questa sensazione di mal d'auto, mal di mare che sia, e quindi si ha questa sensazione di malessere e di voglia di rimettere. Allora, perché torno sull'argomento? Perché c'è uno degli utenti che mi seguono che mi ha fatto tristezza perché dopo appena 2 giorni o 2 volte che utilizzava l'Oculus Rift non aveva veramente più voglia di continuare a utilizzarlo. Allora, io voglio parlarvi un po' della mia esperienza personale perché penso che possa essere veramente utile, in quanto io sono un soggetto molto sensibile appunto alla motion sickness. A mia insaputa l'ho scoperto dopo tanti anni utilizzando appunto l'HTC Vive. Allora, voglio darvi dei consigli pratici che vanno ad integrare o comunque a ripetersi rispetto alle 30 soluzioni che vi avevo proposto in un video precedente, però che per me personalmente sono stati davvero efficaci. Prima cosa, la motion sickness, che cos'è per tutti coloro che non lo sanno, è la confusione che fa il cervello tra le informazioni che gli arrivano dall'orecchio interno e dagli occhi. Nello specifico, se state guidando con il casco di realtà virtuale, gli occhi per esempio dicono: guarda che stiamo andando in salita, stiamo scendendo, andiamo a destra e a sinistra, e l'orecchio interno invece comunica tutt'altra cosa: no, guarda, siamo fermi, non ci stiamo muovendo, e quindi il cervello entra in confusione. E quindi questa sensazione di malessere, la voglia di vomitare, eccetera, eccetera, viene da un istinto primordiale che avevano i nostri antenati, che quando mangiavano qualcosa che non andava bene, o che non, il corpo non era sicuro e non sapeva identificare che cos'era, buttavano fuori tutto. E quindi questo è un modo che ha il nostro corpo di proteggersi. Se non sbaglio, è proprio è così. Se ho detto una cavolata, non esitate a commentare qui sotto. I vostri commenti e le vostre correzioni sono ben gradite. Graditi, le correzioni sono gradite, scusate. Allora, primo consiglio: giocare in un ambiente ben aerato. Questo ne avevo già discusso e avevo soprattutto indicato ai giovani che hanno tendenza a giocare in ambienti chiusi, nelle stanze che puzzano di calzini di 10 giorni non lavati, e quindi questo qua è un qualcosa che è molto importante. L'aerazione dell'ambiente è molto molto importante, specialmente in questo periodo in cui fa caldo. Giocare a temperature troppo elevate non va assolutamente bene. Quindi giocare a una temperatura decente e in un ambiente possibilmente aerato. Una cosa che sembra scontata, ma non lo è l'ottimizzazione della regolazione del casco al vostro viso, e soprattutto, quindi che sia ben attaccato, incollato al vostro viso, ma soprattutto, non smetterò mai di dirlo, la distanza interpupillare per i caschi che danno la possibilità di regolarla è molto importante, perché può fare veramente la differenza. E quindi distanza interpupillare molto importante. Altra cosa, bisogna assolutamente prediligere il movimento degli occhi per seguire la direzione in cui si va, e parlo qua di simulazione, perché in room scale è un po' complicato perché si ha la tendenza a muoversi, quindi tutto il corpo si muove, quindi è complicato non muoversi e muovere gli occhi. Però quando si guida, siccome si è in posizione fissa, piuttosto che andare a cercare il punto di corda direttamente con la testa e quindi fare un movimento strano che manda veramente in confusione il cervello, prediligere il movimento degli occhi. Piano piano poi il corpo si abitua, cioè soprattutto il cervello si abitua, e quindi si avrà la tendenza naturale, senza nessun tipo di, almeno è quello che è successo a me, senza troppi problemi, a poter cominciare a girare la testa. Quindi una curva la fai con gli occhi, l'altra curva la fai girando la testa, che è un movimento naturale per coloro che guidano e che sono appassionati appunto di simulazione. Quindi prediligete il movimento degli occhi, che questa è una bella bella soluzione, perché quando me l'ho scoperta, anzi quando la mia compagna me l'ha fatta scoprire, veramente ho potuto iniziare a fare delle sezioni di gioco molto molto più lunghe. E quindi questo qua è stata,
stato quasi un miracolo per poter utilizzare l'HTC Vive, il che comunque mi ha dato la possibilità di abituarmi a stare in un ambiente di realtà virtuale e mi sono educato ad utilizzare questa tecnologia. Altra cosa importante, ma veramente importante, sono gli FPS o il frame rate per secondo, cioè vale a dire le immagini per secondo che vi scorrono davanti. Dovete assolutamente garantire che il gioco giri a 90 fps, né assolutamente non più basso di così, perché altrimenti il vomito è assicurato. Quindi è molto importante. Quindi se avete dei giochi che pompano un po' sulla grafica, non esitate ad abbassare il dettaglio grafico per prediligere appunto gli FPS, che è molto importante. Altra cosa super super importante, fate delle pause tra una sessione e un'altra, e aggiungerei ancora più importante, appena avete una sensazione di malessere smettete immediatamente, perché più tempo state con il casco di realtà virtuale più vi sentite male, più tempo ci vuole per rimettersi al 100% in condizioni al 100%. Quindi smettete subito, non fate gli eroi, smettetela. Più praticate e meno questa sensazione normalmente, almeno che non siate iper sensibili, e d'altronde se esagerate con questa sensazione diventate ipersensibili alla motion sickness, e questo per tornare indietro diventa complicato. Quindi smettete subito, non siate frustrati, siate pazienti, questo è molto molto importante, siate pazienti. Non, se siete sensibili non potete mettere il casco e mi faccio le montagne russe. Tranquillo e continuo mentre sto vomitando. No, smettetela immediatamente, è inutile continuare. E in più allungate i tempi per abituare il vostro cervello a questa tecnologia. Abbiamo fatto il giro di questi consigli che per me sono stati davvero utili. Oggi posso godermi la realtà virtuale in circuiti come il Nürburgring, in cui ci sono più di 160 curve, sali e scendi, eccetera, eccetera. Posso andare a Imola, dove ci sono anche lì delle salite e delle discese. Posso fare praticamente qualsiasi tipo di gioco con delle sessioni di gioco che sono davvero interessanti. Parlo di tre quarti d'ora, un'ora, senza nessun tipo di problema, perché comunque ormai istintivamente se ho un qualche tipo di sensazione sgradevole mi smetto subito, faccio una pausa di 5 minuti, vado a prendere l'aria da un bicchiere d'acqua, non lo so, e poi riprendo, cioè faccio delle pause abbastanza lunghe, piuttosto che rovinarmi l'esperienza, perché poi alla fine ci si condiziona il cervello a dire: mi adesso mi metto il casco e mi viene da vomitare. No, non bisogna essere pazienti, dare il tempo al proprio cervello di elaborare quello che sta succedendo, perché alla fine il cervello ha la capacità di dire all'orecchio interno: fatti i cazzi tuoi, so che sta succedendo, qui ci stiamo spaccando. Ci stiamo divertendo, è un casco di realtà virtuale, zitto e muto, stai lì che io gioco con gli occhi, che è bellissimo, perché alla fine è questo, date il tempo al vostro cervello di abituarsi e di capire quello che sta succedendo. Quindi questi erano i consigli, io spero vivamente che possa essere utile a voi come lo è stato per me. Io vi invito a lasciare dei commenti se avete altri consigli, se avete soluzioni da condividere con tutti noi, compreso me, perché potrei anche fare invece di un'ora di sessione di gioco due, ma vabbè, questo è un altro discorso. Non esitate ad iscrivervi se non l'avete fatto, perché è gratuito. Se avete anche delle richieste di argomenti sulla quale vorreste che io parlassi, sempre se sono in grado, non esitate a lasciare un commento. Pollicine in su, ci vediamo al prossimo video in cui penso poter parlare di qualche mod interessante su Assetto Corsa per gli appassionati di simulazione di corsa automobilistica e, perché no, di Formula 1 2017. Ragazzi, grazie mille per avermi ancora una volta seguito. Un abbraccio a tutti, alla prossima da Fabris. Ciao!